Siamo con Nicola Carlevaris, il nuovo direttore marketing di Onesti Group, al T-Day di Onesti Group, Testing Day. Oggi si provano tutte le vostre proposte. Esatto, è la prima volta che Onesti Group organizza un evento del genere. L'anno scorso avevamo fatto, diciamo, le prove generali, ma quest'anno abbiamo ben 44 banchi d'assaggio, sono presenti tutti i nostri agenti d'Italia insieme anche ai clienti e un po' tutti gli ambassador dei vari brand che rappresentiamo, sono presenti i produttori di liquori, di distillati e anche di vino, come vediamo alle mie spalle. Quali sono le proposte, le ultime proposte arrivate, quindi proprio le più nuove in assoluto? Esatto, quest'oggi abbiamo presentato sia a livello spirits che a livello vini un bel po' di novità. Senza andare nel dettaglio del singolo prodotto, anche per non fare torti a nessuno, possiamo però parlare a livello di categoria di un discorso molto importante a livello spirits, che è quello dell'introduzione dei prodotti no alcol. Diciamo un trend dato in crescita, se non in esplosione, da tante voci, e Onesti Group si presenta come tra i primi distributori ad avere non un prodotto no alcol, ma già un portfolio, un pacchettino di prodotti no alcol da proporre ai nostri agenti e quindi alla nostra clientela. Qual è in prospettiva futura, diciamo così, non dico il traguardo, ma facciamo piuttosto il lavoro che volete svolgere in vista del prossimo T-Day? Questa è una domanda a cui tengo tanto, perché dicevamo l'anno scorso abbiamo fatto le prove generali, quest'anno abbiamo concretizzato con questo grandissimo evento che sta riuscendo alla grande, non lo dico così perché devo, ma perché me lo stanno dicendo tutti i presenti, tra produttori e pubblico presente. La sfida per il futuro è riuscire a portare un format come questo non soltanto in una città, non soltanto a Milano, ma riuscire a replicare questo modo di presentarci al mercato e anche ai nostri amici in tutta Italia.